Miscanthus is a fascinating perennial plant. It can live 20 and more years, and it can grow up to 3.5 meters tall. Miscanthus has an annual growth cycle, and it's harvested each spring with a yield of 17 tons per hectare. It can be pelletized, it can be baled, and it can be used in multi-fuel boilers, power stations, or farms with proper heating installations. Its perennial nature and below ground biomass improves soil structure, allowing it to hold more water and reduces runoff and erosion. As it needs very little maintenance and it's harvested only once a year, it provides a great ecosystem for wildlife to thrive in, for example, earthworms and small mammals such as wild rabbits. And it can be used also in phytoremediation projects, representing a viable solution to rehabilitate contaminated sites. These energy crops are perennial, and this means that there is reduced tillage that will also help farmers not to use any chemicals or fertilizers after having established the crop. These crops also are used for farmers to fight against soil erosion very successfully. Also, these crops can be used to be planted on water catchment areas to promote drinking water quality. And this is a great advantage of energy crops as well. Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo Avello, fondatore e amministratore di Planeta Renewables. Siamo una startup innovativa che nasce in Italia per creare una filiera dedicata alla coltivazione del Miscanthus. Abbiamo deciso di investire in questo progetto perché abbiamo visto che in Italia questa coltivazione non è ancora ampiamente diffusa come gli altri paesi europei e quindi abbiamo visto un'opportunità di crescita di questo mercato nel nostro paese. Le principali barriere sono sicuramente una mentalità chiusa, purtroppo, del mondo agricolo italiano, inoltre anche la mancanza di incentivi diretti nei programmi a sostegno all'agricoltura italiani. I benefici del Miscanthus a livello ambientale sono diversi. Si può immaginare da un ettaro di Miscanthus si ottiene lo stesso potere calorifico di 12 tonnellate di carbone, quindi è ingente il risparmio di emissioni di CO2. Inoltre la pianta offre notevoli benefici in ambito di depurazione del terreno e assorbimento della CO2 dall'atmosfera. In Italia abbiamo migliaia di ettari considerati marginali o che comunque gli agricoltori non ritengono più produttivi per la filiera alimentare. Tutti questi terreni possono essere dedicati in modo efficace alla coltivazione del Miscanthus, quindi parliamo assolutamente di migliaia di ettari in tutta Italia. Le Miscanthus a beaucoup d'intérêt, notamment sur des sites où il y a de l'érosion, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une plantation de Miscanthus, le système racinaire, le système végétal va empêcher les particules de sol de partir, notamment vers des zones routières. Un autre avantage aussi, c'est une espèce qu'on va privilégier notamment sur les zones de captage d'eau, mais également aux abords des cours d'eau non navigables, parce que les agriculteurs ont aussi des restrictions et on va aussi leur conseiller le Miscanthus dans certains cadres. Il y a des zones agricoles qui ont été polluées par le passé industriel et les agriculteurs, pour se diversifier, vont choisir le Miscanthus parce qu'il a été démontré scientifiquement que cette plante n'accumule pas les métaux au niveau de ses tiges et de ses feuilles. Un avantage aussi très important du Miscanthus, c'est par rapport au réchauffement climatique. On sait que le Miscanthus capte le carbone au niveau du sol et en termes de biodiversité aussi, c'est une culture qui permet l'installation de certaines espèces dans la végétation.